Dialogando, domande all'origine del pensiero. Quali metodologie erano adottate dai filosofi dell'antichità per fare filosofia? Che cosa è rimasto nella filosofia contemporanea o eventualmente che cosa è andato perduto nel metodo filosofico? Per quanto riguarda il modo di fare filosofia, per i filosofi antichi si può fare filosofia in molti modi, cioè si può ricercare la verità e la felicità in molti modi. Si può scrivere poemi come Parmenide, trattati come Aristotele o dialoghi come Platone, o si può non scrivere grandi filosofi antichi, fra i più grandi e per me fra i più simpatici, come Socrate o Carneade, non hanno scritto. Ma quello che mi pare distingua il genere filosofico, scritto o non scritto, da altri generi di pensiero, sia in qualche modo il buon uso del logos, la parola che a un certo punto si oppone a mythos. Logos in origine designa l'attività di parlare, ma in seguito viene a significare ragione, cioè la facoltà di ragionare. Come questo sia avvenuto non è chiaro, cioè come la parola che designa una attività verbale, l'attività di parlare, che Aristotele dice essere propria dell'uomo, quando Aristotele non ha mai sostenuto, la definizione aristotelica di uomo non è mai animale razionale come in seguito a partire dagli stoici verrà detto e ripetuto e oggi viene detto e ripetuto. Per Aristotele l'uomo è da un lato l'animale eretto rispetto agli altri animali che non sono tali, dall'altro lato è l'animale politico per eccellenza e finalmente l'animale che ha il logos, intendendo per logos la capacità di parlare. Anche gli altri animali si esprimono, per esempio manifestano piacere o dolore, esiste quella che noi chiamiamo una zoosemiotica. Ma mi pare evidente che qualunque lingua parlino gli animali, non parlano parole, non esprimono pensieri in parole, mentre è proprio dell'uomo questo, il logos, l'attività di parlare. L'attività di parlare diventa l'attività di ragionare. Parlare e ragionare diventano due attività in qualche modo simmetriche, che si implicano a vicenda. Quando Cicerone, disperato, cercò di tradurre in latino logos, non trovò di meglio che usare il dicalon ratio, atque, oratio, ragione e discorso. Direi che il ragionamento, anche se la cosa può sembrare banale, è ovvio che anche in una narrazione il narratore ragiona, segue un ordine, per esempio, un ordine di successione, il prima e il poi, un ordine temporale. Ma il ragionamento, il logos di cui si nutre la filosofia antica, è in qualche modo appunto legato alla questione della attendibilità. Si tratta di argomentare una tesi. Ci sono persone che si limitano a enunciare le loro tesi. La Pizia e i suoi oracoli e molti filosofi oracolari le loro sentenze. Un esempio, Eraclito.
l'oscurità di Eraclito è proverbiale e sicuramente ricercata, è la cosiddetta oscurità selettiva. Il punto è, in fondo, detto informalmente, perché mai io dovrei credere a ciò che dici? Sì, la tua tesi è affascinante, non capisco esattamente che cosa dici, però indubbiamente è affascinante. Quando Euripide, si racconta, fece leggere a Socrate il libro di Eraclito, il commento di Socrate fu: le cose che ho capito sono bellissime, quelle che non ho capito, cioè la grande maggioranza, richiedono un palombaro di Delo, cioè uno che si immerga nelle profondità. Sì, una tesi può essere affascinante, ma non è questo che la rende interessante, almeno per un filosofo antico. Una tesi può essere perfettamente banale, ma gli argomenti a sostegno della tesi possono essere brillanti, aprirci nuovi orizzonti intellettuali. Argomentare una tesi è il dovere intellettuale del filosofo, è la sua integrità intellettuale. E vale anche il viceversa, cioè la tesi può essere assolutamente paradossale, ma avere ottimi argomenti, anche banali, a sostegno. Quando Gorgia è invitato ad Atene come uomo politico, come ambasciatore di Lentini, tenne la sua celebre conferenza sul nulla, esordì dicendo: signori, sosterrò oggi tre tesi. Nulla esiste. Se anche esistesse qualcosa, non potrebbe essere conosciuto. Se anche potesse essere conosciuto, non potrebbe essere comunicato. Tesi evidentemente paradossali. Solo sostenere che nulla esiste sembra contraddittorio, perché se nulla esiste, evidentemente neanche Gorgia esisterebbe, né potrebbe sostenerlo. Ma anche il fatto che se esistesse non potrebbe essere conosciuto, io so che Gorgia sa di chiamarsi Gorgia, o che non potrebbe essere comunicato. Le tesi qui sono assolutamente paradossali, ma ciò che è interessante non è la paradossalità della tesi, sono gli argomenti. Gorgia porta una serie di argomenti a sostegno della tesi che nulla esiste, argomenti nella seguente forma: assumiamo che esista qualcosa, cioè quella che i filosofi chiamano dimostrazione per assurdo, cioè assumiamo che sia vero che qualcosa esiste e vediamo le conseguenze. L'argomentazione di Gorgia è che le conseguenze della tesi che qualcosa esiste, la contraddittoria di nulla esiste, sono contraddittorie, dunque la tesi è falsa, dunque nulla esiste. E ciò che Gorgia vuole dal suo pubblico non è di dire: ah, assurdo, non ti prendo in considerazione, oppure: ah, bella la tua tesi. No, se tu non sei d'accordo, se ritieni bella la mia tesi, dimmi dove non sei d'accordo, in quale passo della mia argomentazione, oppure in quale passo della mia argomentazione trovi bello. Si dice che il cinico Diogene, ascoltando gli argomenti di Zenone Leate, il movimento è impossibile, risolse la cosa alzandosi. Socrate è d'accordo con Zenone: chi argomenta non ha occhi, né orecchi, né mani. Non puoi chiedergli di risolvere un'argomentazione filosofica alzandoti. Zenone ha dato un argomento a sostegno della tesi che nulla esiste. Tu devi dimostrare o che una premessa è falsa, o che la conclusione non discende necessariamente dalle premesse, o entrambe le cose. Se non fai questo, non fai filosofia. Aggiungo che sono assolutamente d'accordo.